Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della sindrome post-Covid o long Covid e del ruolo dell'ossigeno ozonoterapia. Per farlo, ho il piacere di essere in collegamento da Verona con il dottor Diego Vitello. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Dottor Vitello, quindi, che cos'è la sindrome post-Covid? Beh, allora, dall'inizio in Italia, dall'inizio della pandemia ad oggi, risultano guariti più di 4 milioni e 500 pazienti che, pur avendo contratto l'infezione da virus Covid-19, ad oggi si sono negativizzati al tampone. Un gruppo di questi pazienti con una buona incidenza, riferisce la permanenza di alcuni disturbi. Questi disturbi vengono inquadrati in quella che è la sindrome post-Covid, che di fatto è una sindrome post-infettiva, simile ad alcune sindrome con cui già avevamo avuto a che fare in passato, nel caso dei focolai indotti causati da Ebola, SARS-CoV-1 e MERS. Dottore, quali sono i sintomi di questa sindrome e quali sono le cause? Beh, allora, sono stati fatti diversi studi, sia di tipo prospettivo che longitudinali, per inquadrare i sintomi. Diciamo che il sintomo principale è una sorta di stanchezza cronica. Sono presenti anche disturbi dell'apparato respiratorio, come dispnea a riposo, presenza di fibrosi, residui di fibrosi polmonare, disturbi muscoloscheletrici con dolori muscolari. Disturbi neurologici con quella che è indicata col nome di brain fog, cioè dire nebbia nel cervello, con alterazioni cognitive, deficit dell'attenzione, di memoria, insonnia, disturbi cardiologici come miocarditi subcliniche, tachicardia a riposo, aritmie, ancora disturbi a carico dell'apparato intestinale. A carico del disturbi muscolocutanei con presenza anche di eritemi, reazioni orticarioidi e disturbi psicologici come insonnia, astenia, depressione, sindrome post-traumatica da stress. Per quanto riguarda le cause, diciamo sono molteplici. Alcune sono correlate anche alla gravità della patologia in fase acuta. Per esempio, i pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva e che sono indotti in coma farmacologico, sottoposti a ventilazione meccanica, con nutrizione enterale o parenterale, ovviamente nel momento in cui, vengono staccati dal ventilatore, hanno bisogno di un periodo di riabilitazione, quindi la permanenza di stanchezza, deficit muscolari e neurologici e anche fisiologico. Mentre per quanto riguarda invece la sindrome post-Covid è dovuta a dei meccanismi con cui il virus è in grado di infettare e determina una serie di stravolgimenti nell'organismo. Per esempio, determina una reazione infiammatoria eccessiva che determina un danno iniziale a carico di vari organi e apparati come a livello respiratorio. Induce una iperattività del sistema immunitario con un meccanismo che prende il nome di mimetismo cellulare, per cui l'organismo produce degli autoanticorpi nei confronti di quegli organi dove sono presenti tracce del virus. Un danno cellulare, perché il virus, nel momento in cui penetra nelle nostre cellule per replicarsi, utilizza dei mattoncini, che sono gli aminoacidi che costituiscono le nostre proteine per produrre e sintetizzare nuovi virioni, quindi per moltiplicarsi, e quindi le cellule che hanno subito, diciamo, questo furto, diciamo, di aminoacidi, quindi stentano poi a riprendersi e a ripararsi. Queste sono le ipotesi, ma di certo si sa che in pazienti guariti, quindi guariti con un tampone negativo, resiste una forma silente di infezione, cioè il virus non è completamente debellato e questo virus, così diciamo indebolito ma presente, determina un'infiammazione leggera, subdola, che crea un circolo vizioso e quindi perpetua il quadro quindi di stanchezza, di dolore, di deficit neurologico. Dottore, e qual è quindi il ruolo dell'ossigeno ozonoterapia per quanto riguarda la sindrome post-Covid, che a quanto abbiamo visto può essere da meno o comunque più grave, anche abbastanza invalidante? Esatto.
Allora, il ruolo dell'ossigeno-zonoterapia può essere o come coadiuvante alla terapia classica che è basata su antinfiammatori, cortisonici o farmaci antiossidanti, ma può anche essere di per sé una terapia curativa fondamentale. Intanto parliamo di una disciplina, di una medicina con quasi 40 anni di storia, di cui ormai si conoscono i meccanismi biologici, che sono i meccanismi biologici, fisiologici, per cui è una disciplina ormai più che annoverata nell'ambito della medicina. L'ossigenozonoterapia, nel caso della long COVID, è una terapia che viene somministrata per via sistemica, quindi nel momento in cui l'ozono viene veicolata attraverso il sangue all'interno dell'organismo, determina l'attivazione di una serie di enzimi o di mediatori biologici che vanno a correggere alcuni danni. Per esempio, l'ozono determina una modifica, un aumento della plasticità dei globuli rossi, proprio essendo più plasmabili, vanno più in profondità nei tessuti e una maggiore distribuzione dell'ossigeno. Ha un'azione antinfiammatoria, quindi riducendo la liberazione di mediatori infiammatori, ha un'azione antidolorifica, quindi sempre più o meno con lo stesso meccanismo, immunomodulante, cioè dire agisce sul sistema immunitario, sull'immunità specifica e aspecifica, potenziando il sistema immunitario. È una terapia che non ha effetti collaterali, bisogna ovviamente somministrarla in centri con apparecchiature certificate, da medici comunque che sono abilitati, nel senso che hanno seguito un percorso formativo, e comunque ha pochissime controindicazioni. Per esempio, non viene somministrata nelle donne in gravidanza, in pazienti che hanno un ipertiroidismo o un diabete scompensato, perché è un attivatore metabolico e quindi lì si cerca di essere un po' più prudenti. Dottor Vitello, quindi una volta fatto un trattamento di ossigeno-zonoterapia, dopo quanto tempo si possono avere i benefici? Allora, io nello specifico, nei due centri di cui sono direttore sanitario, abbiamo portato avanti uno studio reclutando 33 pazienti, di cui 20 donne, che tra l'altro sono le più colpite dalla sindrome post-Covid, proprio perché hanno una maggiore risposta del loro sistema immunitario, e 13 uomini. Ovviamente non le sto a dire qui i criteri di inclusione, comunque sono stati tutti trattati dalle stesse equipe con le stesse apparecchiature. Sono stati sottoposti ad una seduta settimanale per 4 mesi, con concentrazioni leggermente crescenti, fino ad ottenere quindi un tetto massimo di concentrazione di ozonoterapia di 40 microgrammi. Alla quarta, quinta settimana, nei pazienti con sindrome post-Covid, abbiamo riscontrato già un miglioramento del 70%. È rimasta una percentuale di bassissima, quindi del 30%, dove si è avuto un miglioramento, relativo, e soltanto due pazienti sul campione di 33 non hanno avuto effetti positivi. Quindi, diciamo, quarta, quinta settimana è il momento in cui già si può riscontrare un miglioramento della sintomatologia. Benissimo, dottor Vitello, io la ringrazio veramente tanto per averci portato delle esperienze che lei ha vissuto personalmente. Grazie. A lei e a tutti i telespettatori, buona serata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.